Eccoci qui in diretta, siamo qui da questa mattina per seguire la nuova edizione, l'edizione 2021 di Reinventing Non Profit, e incominciamo con i nostri incontri, i nostri appuntamenti, tante le persone che passeranno qui di oggi, e apriamo questa giornata in compagnia di Chloé Larcé del gruppo ospedaliero San Donato. Buongiorno. Buongiorno, piacere. Grazie mille di essere qui con noi, è molto interessante, abbiamo appena finita la plenaria, com'è stato? È stato molto interessante, delle testimonianze sicuramente che ci arricchiscono molto sul periodo che abbiamo appena passato, realtà diverse e insomma è bene poter dar voce a questi periodi insomma importanti del nostro... Ha detto giustamente realtà diverse, una di queste ad esempio è il gruppo San Donato, gruppo ospedaliero. Perché è importante essere qui per voi? Beh, è importante essere qua per parlare di quello che abbiamo fatto durante l'emergenza Covid, quello che continuiamo a fare attraverso la fondazione del gruppo San Donato, che è una fondazione no profit che si occupa di progetti di aiuto ai pazienti nelle nostre strutture, e per parlare della ricerca scientifica che svolge il San Raffaele, e quindi è un aiuto alla comunità in questo senso, e ricordare anche l'impegno grosso e difficile che è stato durante l'ultimo anno. Nostro impegno che però non è finito, e anzi continua, forse un po' meno sotto i riflettori, ahimè, però insomma è un impegno costante il vostro. È un impegno costante al di là dell'emergenza alla quale abbiamo fatto fronte, anche con le difficoltà del caso. Il nostro impegno continua perché è la nostra missione quella di curare le persone e aiutarle. Quindi fin quando ci saranno pazienti nelle nostre strutture noi le aiuteremo e quindi non ci fermiamo. Ricordiamo il gruppo San Donato è uno dei gruppi più grandi, soprattutto nella nostra zona, diciamo, nel nostro territorio, sì, ma forse proprio a livello nazionale. È no? Il gruppo più grande e più importante d'Italia, siamo prevalentemente lombardi, quindi siamo una grande realtà ospedaliera su tutto il territorio. Quindi con tanti medici, tante eccellenze che portiamo avanti. Interessante però che appunto uno dei più grandi gruppi nazionali, siete praticamente ovunque, però avete tenuto questo gruppo San Donato, che richiama proprio gruppo un po' le San vostre Donato, origini, volontà, perché esatto. È proprio un legame anche col territorio, non in un certo senso. Assolutamente, assolutamente, noi siamo molto vicino al territorio, effettivamente i nostri ospedali sono anche molto legati ai posti dove si trovano. C'è Milano, ma Bergamo, Brescia, Como, insomma sono delle realtà anche molto presenti nell'attività della provincia dove si trovano. Quindi sì, noi siamo molto legati alle nostre origini e anche nell'esternalizzazione ci teniamo a mantenere questa linea. Il titolo di quest'anno è Reinventing Non Profit. Soffermiamoci soprattutto su Reinventing. Reinventing è ormai all'ennesima edizione, mi viene da dire. Ormai non stiamo neanche più a contarle perché sono veramente tante ed è sempre interessantissimo venire a Reinventing. Chi più di voi può raccontarci cosa significa reinventarsi? Perché sicuramente nell'ultimo anno vi siete dovuti reinventare ben più di una volta, forse. Beh, reinventarci, sì, io reinventarci lo vedo più su lunghissimo termine, e noi invece stavamo agendo su un termine brevissimo, quindi era piuttosto improvvisare senza sbagliare, senza buona avere... improvvisazione. Esatto, reinventarci. Si dice che i grandi attori sono quelli che sanno improvvisare bene, quindi insomma. Esattamente, attore della sanità sicuramente. L'improvvisazione ha il suo ruolo anche in queste cose, quindi. Esatto. Reinventarci poi sì è una questione di identità, noi comunque la nostra identità sanitaria è molto forte, ci reinventiamo nei modi in cui ci avviciniamo e rimaniamo vicini alle persone, questo probabilmente sì, il mondo cambia nei canali di comunicazione, quindi noi ci reinventiamo in questo modo, l'identità e la nostra natura rimane la stessa. Invece l'ultima faccio una domanda proprio a te, Chloé. Tu invece come ti reinventing in questo momento? Come mi reinvento?
No, credo che sono abbastanza costante nel mio modo di essere, nel mio modo di... Se mi reinvento è perché sono abbastanza creativa, credo che è un mio punto di forza e quindi mi piace anche reinventarmi, però insomma... Chiarissimo, allora io ti ringrazio tantissimo, grazie mille anche di aver aperto questa giornata di lunghe interviste che faremo sia oggi che domani qui a Reinventing, grazie mille grazie e buon Reinventing, perché insomma so che sono anche tanti gli appuntamenti da seguire. Grazie mille. Grazie mille, grazie anche a voi, ci vediamo fra poco, sempre qui in diretta su Milano News.